Forse è prematuro parlare di rinascita del calcio italiano. Resta il fatto, però, che era da fine anni 80 inizi 90, il periodo d'oro del pallone made in Italy, che il nostro paese non portava tre squadre in tutte le finali europee. Allora c'era la Coppa delle Coppe e non la Conference L Europa League, si chiamava Coppa UEFA, ma il concetto non cambia. Sarà magari solo un caso, ma non c'è dubbio che un po' di orgoglio patriottico, fuori tempo massimo, ce lo si possa anche concedere. La prima volta risale alla stagione 88-89, quando il Milan affronta la Steaua Bucarest nella finale di Coppa dei Campioni, la Sampdoria e il Barcellona in Coppa delle Coppe e il Napoli lo Stoccarda in Coppa UEFA. Il bilancio è di due vittorie, quelle dei rossoneri e degli azzurri, la stagione dopo altro en plein con il Milan ad alzare la seconda coppa dalle grandi orecchie in due anni, la Samp che questa volta vince la Coppa delle Coppe contro l' Anderlecht e la Juve che supera la Fiorentina, in un derby tutto italiano, in Coppa UEFA. Quindi addirittura quattro finaliste e tre vincitrici italiane in tutte le competizioni. Anno d'oro. Due vittorie nel 92-93, con il Parma che alza il suo primo trofeo europeo, la Coppa delle Coppe, superando l' Anversa e la Juventus la Coppa UEFA sul Borussia Dortmund. Fallisce l'appuntamento solo il Milan di Capello Beffato nella finale di Monaco dal Marsiglia. La stagione dopo ancora tre finaliste e due vincitrici, il Milan si prende la rivincita con il trionfo sul Barcellona ad Atene e l' Inter supera il Salisburgo in Coppa UEFA. Va male solo al Parma che perde la Coppa delle Coppe contro l' Arsenal. Il nostro calcio aveva perso un po' di smalto a livello di club. Decisamente meno per quanto riguardava la nazionale, vincitrice del titolo mondiale nel 2006 in Germania e di quello europeo in Inghilterra nel 2021. Anche se a lungo andare l'invasione dei campioni stranieri, a detrimento dei vivai, ha prodotto la nostra esclusione dai due ultimi mondiali, quasi un'onta per una superpotenza che, come la Germania, vanta quattro titoli ed è seconda solo al Brasile che ne ha vinti cinque. Oggi, abbastanza in attesa, la rinascita dei club, che spinge sul podio continentale Inter, Champions, Roma, Europa League, e Fiorentina, Conference League, tre squadre dal rendimento in campionato incostante ma molto concentrate sull'obiettivo europeo a cui Milan e Juve, le altre due semifinaliste, hanno dovuto rinunciare. Con il paradosso che nell'otto delle cinque aspiranti mancava il Napoli neoscudettato che aveva ammazzato il campionato, esprimendo il calcio più spettacolare e convincente, ma nei quarti di Champions si era fatto estromettere da un Milan in versione più concreta. Imperscrutabile, a questo punto, l'epilogo. Si può certo affermare che in Champions, 10 giugno a Istanbul, l'Inter non parte favorita contro il Manchester City di Guardiola che, dopo aver demolito il Real Madrid, un'altra corazzata, per 4-0, è considerata attualmente dagli esperti la squadra più forte del mondo. Ma, come sosteneva Gianni Brera, il calcio è un mistero. Dove la tecnica può essere sopraffatta dalla fortuna, la strategia dalla tattica, la superiorità dalla fatalità, l'abilità dal capriccio dei centimetri. Se prendi un palo hai fallito, se però poi per un rimbalzo favorevole la palla schizza dentro la porta sei un eroe. L'Inter dell'ultimo mese ha sicuramente le risorse per arginare la macchina da guerra messa a punto da Guardiola. Ha i meccanismi difensivi per disinnescarla e le capacità offensive per colpirla in contropiede. In una finale secca può succedere di tutto anche quando si parte con lo sfavore del pronostico. Senza considerare che, come Champions vinte,
2. Guardiola è fermo ai tempi del Barcellona, e ha poi fallito il traguardo sia con il Bayern Monaco e finora con il Manchester City. Mentre, su sponda interista, Simone Inzaghi, che non ha ancora mai vinto uno scudetto, è suo pur a livello nazionale un super specialista di coppe, 2 Coppe Italia con possibilità che diventino 3 nella prossima finale del 24 maggio contro la Fiorentina, e 4 Supercoppe. Non agevole neanche il cammino della Roma che a Budapest, 31 maggio, dovrà affrontare il Siviglia, detiene il record nella conquista dell'Europa League con 6 trofei. Sarà uno scontro fra il pragmatismo cinico di Mourinho, maestro inarrivabile nell'organizzazione difensiva, e l'irruenza non facilmente imbrigliabile degli spagnoli, che però possono prestare il fianco a sbandamenti in retroguardia. A favore della Roma gioca il mito dell'imbattibilità di Mourinho, che non ha mai perso una finale europea, con Porto, Inter, Manchester United e Roma ha vinto tutte le coppe per complessivi 5 trofei. E nella sua escalation capitolina sbriglia già i sogni di gloria della tifoseria giallorossa. Dopo la Conference dell'anno scorso e l'eventuale Europa League di quest'anno, sarà la volta della Champions nel 2024?